Buongiorno a tutti, sfogliamo la settimana mistica numero 4729, l'ultima, e mi sono accorto che il bersaglio è sempre pieno di sorprese, a pagina 28, sempre a pagina 28 trovate il bersaglio. Per esempio, in questo ultimo c'è un anagramma inaspettato, rane e rospi, anagrammato da re persiano. Ecco, non l'ho ancora risolto, però subito mi è caduto l'occhio su questa strana combinazione, ecco, per cui vi invito a risolvere anche questo gioco che troverete senz'altro divertente se vi appassionate. Ecco, è una specie di dei giochi che fanno la reazione a catena, no? Le parole collegate, però mentre lì c'è sempre per qualche spunto logico, qui può esserci anche un gioco di parole come rane e rospi, anagramma di re persiano. Dopo da re persiano si andrà forse a Ciro, perché vedo coro, quindi forse Ciro, coro e così via. È divertente, però avevo pensato di risolvere con voi un indovinello. A pagina 45 c'è sempre ci sono due rebus che sono abbastanza complicati e poi una serie di giochi, c'è un gioco continuativo e in questo caso c'è anche un indovinello. Ecco, anche i giochi continuativi sono non semplici, però c'è una playlist sul mio sito YouTube apposta, per cui guardate anche quello se avete piacere. Risolviamo gli indovinelli, l'indovinello. Allora, il titolo è Indovinello astruso, ma proprio l'indovinello è anche nel titolo del testo, non solo il tipo di gioco. Allora, indovinello astruso, cosa di particolare questo indovinello astruso? Leggiamo. Un solo verso, ma può far dannare. Se un indovinello è astruso, anche in un solo verso, in una sola riga, può far dannare. Però dobbiamo trovare qualcos'altro che non c'entra niente con un indovinello. Un solo verso, ma verso è bisenso. Cioè, il verso, no? La direzione è il verso nel quale lancio una freccia o il verso che devo prendere per andare da una parte o l'altra. Ma il verso è anche qualcos'altro e può far dannare, può far dannare perché ci fa impazzire, ma c'è qualcosa che può far dannare sul serio. Dannare, si può pensare ai dannati dell'inferno, ma in questo caso c'è qualcos'altro. Verso, c'è una parola di 7 lettere, verso, che si usa, si vede nei film, così, nei film dell'antica Roma, il pollice verso, no? Il pollice in su come segno di ok, il pollice verso invece è il segno della morte e quindi può far dannare. Quindi la soluzione di questo bel gioco di Bimbo d'Etruria è il pollice, un solo verso e può far dannare. Dopo mi sembra di aver letto da qualche parte che non è vero che gli antichi romani non usavano questo simbolo del pollice come lo immaginiamo noi, come l'abbiamo visto nel film. Intanto l'indovinello l'abbiamo risolto. Bene, bene, ce ne saranno altri su questa rivista, senz'altro. Di solito a pagina 3, a pagina 6 ce ne sono, ecco, a pagina 3 ce n'è uno, senz'altro. Ecco, divertitevi anche con gli altri. E buon divertimento con questa settimana mistica. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!